Professor Quintavalle, perché quando si parla di borgonzoni lei usa il plurale realismi? Perché i realismi sono tanti. Storicamente ci sono i realismi di marca espressionista, ci sono i realismi più analitici di Grotz, di Otto Dix e soprattutto ci sono tradizioni diverse dei realismi nell'Europa occidentale, nei paesi dell'est, in Russia stessa. Ci sono i realismi alla Gerasimov estremamente analitici e dei realismi che dopo una scrittura pittorica molto più rapida, veloce e appunto espressionista. Quindi sono realisti di Brugge, per dire, c'è cioè il ponte, il movimento del ponte. Realista Kirchner, è realista Nord, è realista Ecker, è che fa le incisioni, le xilografie taglienti con gli angoli violentemente espressivi, che vengono poi riprese in tanti altri casi, oppure, non lo so, è realista Wolt, è realista Chagall, cioè il realismo è un termine anche dal punto di vista culturale che ha tradizioni molto differenti e filosofia molto, molto differenti. Il realismo è quindi, come quelle parole contenitore, libertà, democrazia, non lo so, ne adoperiamo tante in politica, che o vengono incastrate in un sistema preciso, in un momento storico preciso, oppure non dà senso. I realismi quindi sono storie diverse in diversi paesi, nelle diverse epoche. Professore, pensando alla figura di Borgonzoni, come si inquadra il rapporto dell'artista sia con la politica, pensando proprio a quello che è stato il suo rapporto, con il Partito Comunista, sia, per quanto riguarda il dialogo con alcuni dei colleghi, quelli con cui fu maggiormente in sintonia, anche se, alcuni di loro poi fecero scelte diverse dalle sue? La storia del rapporto di Borgonzoni con il Partito Comunista è una storia che forse altri, magari altri che adesso non ci sono più, potrebbero raccontare infinitamente meglio di me. Borgonzoni apparteneva a quella rete regionale di artisti che aveva poi un incarico, anche probabilmente istituzionalizzato, di coordinamento dal punto di vista della cultura. Il fatto che la mostra del Palazzo di Renzo sia stata organizzata da lui o comunque prevalentemente da lui ne è una testimonianza. Per cui c'erano tre cani da una parte a Milano, c'erano Migneti in Sicilia, c'era, che ne so, Pizzinato a Venezia e tanti altri che avevano delle competenze precise di coordinamento. Pizzinato aveva una preparazione, una cultura, un'esperienza forse diversa da quella di Borgonzoni, ma il discorso era sempre questo, cioè un artista che si pigliava la responsabilità in un contesto culturale di portare avanti delle iniziative. Quindi questo per il rapporto col partito, come emerge negli anni. Però il problema è che Pizzinato ha seguito il partito nei suoi mutamenti, nelle sue trasformazioni e quindi lo ha seguito anche nel momento cruciale del 48, però dopo il 50, quando è stato bandito il comunismo sintetico in un tipo di astrazione, o per meglio dire quella che allora si chiamava astrazione, che poi in realtà astrazione non era, perché le figure erano riconoscibili, ed era un altro tipo di realismo un po' più schematico, era comunque Picasso del cubismo sintetico che si
varieggiato un po' con tutti gli altri. Il momento della rottura del fronte nuovo delle arti, del movimento unitario, che aveva visto anche i realisti prima da disporre alla Biennale, con una forte rappresentanza di artisti. A un certo momento questo movimento unitario si rompe e Pittor, come Pirolo, come Cassinano, come Morlò, come vedo, gente come vedo che ha fatto la resistenza, Pirolo ha scritto al Partito Comunista, Morlò ha scritto al Partito Comunista, Morlò che aveva collaborato alla rivista del Realismo che è uscita nel 1900, che è uscita nel 1946, questa gente di fronte all'alternativa realismo e arte di partito oppure fuori, va fuori, pur rimanendo sempre di sinistra. E il risultato drammatico di questa vicenda è che dopo pochi anni il realismo tramonta, il Partito Comunista non ritiene più che questa sia l'unica possibilità artistica, cioè non rinnega il realismo in quanto tale. Il realismo non è l'unico linguaggio che si può adoperare per far parlare intellettuali a poco. Quindi l'intellettuale organico, come diceva Gramsci, non è necessariamente con un tipo di scrittura letteraria oppure un tipo di scrittura musicale oppure un tipo di scrittura pittorica. Quindi l'intellettuale organico è altro. E questo lascia gli artisti in una crisi profonda, spegni che non sia più realismo, perché allora non è più vero che ti fai pagare come un operaio se non vinci, non è più vero che lavori per la collettività e basta, allora devi cominciare a lavorare per la vita privata, allora devi trovarti dei compratori. Sì, avevano tutti qualche galleria, qualcosa, però diventa un fatto, un rovesciamento dell'universo, e questo finisce per lasciare la gente in profonda crisi. Io ovviamente un caso prima di parlare a Bologna, cioè il Pizzinato, che a un certo punto rimuove la moglie, si può fare male a e c'è chi in Pizzaia sono fatti il suo ciclo dopo, rimuove la moglie e va in crisi completa, in crisi anche per via della pittura, e poi trova un amico che gli dice: ma perché non cominci a dipingere, dipingi? E loro riscopre questo giardino del grande, come quinto di questa stanza, che era con del verde, che era davanti alla sua casa, e comincia a dipingere e fa dei quadri che sono semplicemente di veduta, di paesaggio, di questo spazio verde, così, che senza altro soggetto se non questo spazio, che è uno spazio che non è mosso. Per cui lui ritrova la pittura in questa maniera, e credo che Borgonzoni abbia ritrovato la pittura in un'altra fase, in un altro momento, quando ha cominciato a dipingere i cardinali e ha caricato di tutto quell'espressionismo violento molto tedesco che caratterizza la sua scrittura in questa fase, in quella fase, e per cui trasforma questi cardinali a volte in figure ossessive, scalate, in qualche maniera spaventose da un certo punto di vista. Lui insomma ha continuato trovare dentro di sé delle riserve, e anche andando verso la stazione, perché se lei pensa che la serie di sassi dipinti così, oppure quelle specie di pannelli che tiene in casa, oppure i vetri o certe parti dei mosaici, si allontanano da quella tradizione realista, anche se comunque la figura e la rappresentazione della gente l'aveva sempre dentro di sé.
Il tempo continua a passare e dunque aumenta anche la distanza con cui riguardiamo il maestro. Cosa aggiunge la lettura di Bergonzoni, questo intervallo temporale, proprio per quanto ad esempio riguarda il rapporto che il pittore ha avuto con la sua terra, con il territorio? Come si inquadra, come si può ulteriormente leggere, ad esempio, il mito del mondo contadino, che è così profondamente suo, che lui ha sentito così fortemente a distanza di ancora più decenni. Sai, il problema vero di Borgonzoni che vive nido dal mondo contadino, so, credo la madre, se non sbaglio, era bambina o qualcosa di questo tipo, ma quel mondo contadino, nei lunghi anni della sua esistenza, della sua avventura, è finito. Nei lunghi anni dell'esistenza di Borgonzoni, all'inizio del senso mondine, magari criticare sopra l'opera di Galimberto degli Anche, oppure il solo degli Anche che controlla tutto senza lavorare, eccetera. Dopo tutto questo progressivamente scompare, cioè gli scompare un mondo che era il mondo contadino e non ci sono alternative a tutto questo. Per cui come è scomparso così, a un certo punto progressivamente scompare la campagna perché tutto quello che un tempo si faceva a mano progressivamente si fa a macchina. Quindi secondo me per lui il mondo delle mondine è il mondo dell'infanzia, il mondo della madre, il mondo della memoria. Un'ultima considerazione, professore. Pensiamo ai murales che Borgonzoni ha realizzato a metà degli anni 50 e pensiamo invece poi alle grandi opere che maturano negli anni 80. Cos'è cambiato proprio nell'approccio dell'artista? Invece di fare i murali, lui costruisce un sistema di grandi opere. Il suo è sempre un racconto articolato, complesso, è un romanzo. In fondo, Borgonzoni